ragazzi, di nuovo, non svegliateci da questo sogno, vi prego, non svegliateci da questo sogno. Ricominciamo da qui, ricominciamo da quanto successo 3 anni fa a Tokyo, con 40 medaglie italiane e alcune vittorie passate alla storia del nostro sport. E ne parlavamo appunto come protagonisti di un sogno, ma Parigi 2024, che sta per cominciare, rischia di essere ancora più grande per i colori azzurri di quanto visto 3 anni fa in Giappone. Siamo nella settimana che darà il via alle Olimpiadi di Parigi, quindi un grande appuntamento che tutti noi appassionati dei 5 cerchi stavamo aspettando è finalmente giunto, e quindi siamo emozionatissimi per tutto quello che ci attende nelle prossime giornate. Da venerdì si comincia ufficialmente con la cerimonia di apertura, anche se già domani e giovedì ci saranno alcune gare di alcuni sport, ma li vedremo più tardi, sempre in questo episodio del podcast, quando andremo a vedere nel dettaglio il calendario giorno per giorno. Inizia ufficialmente qui dunque la nuova avventura dell'Olimp Podcast, targata a Parigi 2024, dopo Tokyo e dopo quanto fatto negli ultimi anni, proprio in avvicinamento a questa Olimpiade, siamo prontissimi per cominciare, speriamo che sarete in tanti a seguire questo podcast, come avete fatto con Tokyo, e noi cercheremo di raccontare l'Olimpiade, cercheremo di raccontare i giorni di gara, parlando chiaramente di tutto quello che accadrà, dei risultati delle gare, analizzando quanto accaduto e parlando anche di quello che potrà accadere nelle successive giornate volta per volta, con grande attenzione ovviamente per gli atleti italiani, e poi ovviamente lo spazio per le piccole e grandi storie che ogni Olimpiade sa sempre regalare. Quindi noi siamo pronti e speriamo che farete questo viaggio assieme a noi, che sarà soprattutto un viaggio emozionante, pieno di soddisfazione per i nostri colori, ma anche pieno di grande sport e di tante emozioni che questi atleti di tutto il mondo sapranno sicuramente regalarci. E quindi venerdì il via ufficiale con la cerimonia di apertura, che se no è una cerimonia di apertura mai vista prima nella storia delle Olimpiadi, infatti non si svolgerà all'interno di uno stadio, ma bensì su un fiume, sulla Senna, uno dei fiumi più famosi al mondo, lungo un tratto di 6 km che passerà sotto ponti storici e in luoghi importanti di Parigi, per poi concludersi con la parte protocollare della cerimonia appunto alla Trocadéro, ai piedi della Tour Eiffel, dove avremo anche tutti i discorsi ufficiali, l'inno olimpico, il giuramento degli atleti e ovviamente l'attesissima accensione del braciere olimpico. Quindi molta attenzione per questo evento, di cui non sappiamo moltissimo, proprio perché per motivi di sicurezza sarà tantissima la sicurezza dispiegata proprio per questa serata, per questo evento, dovendo coprire infatti un raggio d'azione molto vasto. Ci sarà tantissima sicurezza e tanti particolari non sono stati ovviamente divulgati su questa cerimonia. Sappiamo che avremo grandi momenti di spettacolo, momenti coreografici, soltanto la sfilata delle nazioni che avverrà su questi battelli sarà emozionantissima. Sono oltre 200 le nazioni in gara a Parigi 2024 e l'Italia, con Tamberi e Rigo portabandiera, presenterà 403 atleti. Siamo tra le delegazioni più numerose di tutta l'Olimpiade. Guidano gli Stati Uniti, che saranno capitanati come portabandiera da LeBron James, il grande cestista americano. Stati Uniti con 591 atleti, 20 in più della Francia, squadra padrona di casa, e poi a seguire altre nazioni numerose come la Germania, l'Australia, il Giappone, la Cina, e quindi appunto arriviamo noi con i nostri 403 atleti. Per la prima volta sfondata quota 400, ma non è soltanto il numero a fare impressione, il numero che peraltro poteva essere ancora più ampio se avessimo qualificato le squadre del calcio e del basket, che qui saranno assenti. Ma al di là del numero, quello che davvero importa è la completezza di questa rosa. Abbiamo probabilmente la squadra italiana più forte di sempre ai Giochi Olimpici. Possiamo andare a medaglia in tanti sport, essere protagonisti in tante discipline e fare davvero una bellissima figura. E l'obiettivo medaglie, come già detto sempre qui sul canale tempo fa, prima ancora che iniziassero i trionfali europei di atletica a Roma, abbiamo detto che l'obiettivo delle medaglie, difficilmente vediamo un'Italia che scenda sotto quota 40 medaglie, possiamo confermarlo anche in questa occasione. L'obiettivo realistico è quello che ci vede arrivare tra le 43 e le 47 medaglie,
con il grande sogno di sfiorare e di toccare quota 50, che ovviamente sarebbe clamoroso. Saremmo davvero sorpresi tantissimo se vedessimo un'Italia che non raggiunge quota 40 come fatto a Tokyo. Quindi questa è la stima delle medaglie che realisticamente possiamo portare a casa, ma ovviamente noi ci auguriamo che possa andare ancora meglio, che si possa andare verso uno scenario migliore e anche oltre, perché no. E per quanto riguarda gli ori, se veramente vogliamo mettere il sigillo su questa spedizione che si preannuncia come una delle più importanti della nostra storia sportiva italiana, beh, il sigillo sarebbe quello di riuscire a superare Los Angeles come olimpiade più vincente in termini di ori, come singola olimpiade con più ori. Questo record di 14 resiste da 40 anni e sarebbe davvero fantastico poterlo finalmente battere. Se pensiamo alla nostra storia nei giochi olimpici, vediamo come in tutte le edizioni, soltanto in 9 occasioni l'Italia sia riuscita a vincere 10 o più medaglie d'oro. In particolare, se pensiamo alle ultime 11 edizioni dei giochi, quindi da Mosca 80 fino a Tokyo 2020, nelle ultime 11 edizioni soltanto in meno della metà, in 5 occasioni, abbiamo vinto più di 10 ori o 10 ori. Parliamo di, appunto, Tokyo 2020 10 ori, risalendo sopra Atene 2004 10, Sydney 2000 Atlanta 96 13 e Los Angeles 84 appunto con 14. Poi le altre occasioni in cui abbiamo vinto 10 più medaglie sono Tokyo 64 con 10, Roma 60 con 13, purtroppo ancora l'unica edizione ospitata all'Italia, e chissà quando riusciremo finalmente a vedere il sogno di un'Olimpiade in Italia. E poi Los Angeles 32 con 12 e Anversa 1920 con 13. Quindi vincere 10 o più medaglie non è mai stato semplice, per i nostri colori è sempre stato sinonimo di una grande Olimpiade. Questa deve essere un'Olimpiade speciale, e quindi il sigillo a questa Olimpiade sarebbe sicuramente arrivare a toccare quanto fatto 40 anni fa. Ovviamente non è facile. Non è che se dovessimo vincere ad esempio 48 medaglie con 11-12 ori saremmo scontenti, sarebbe una grandissima Olimpiade ovviamente, però siccome ci piace sognare sarebbe bello davvero mettere questo punto esclamativo. Chiaramente deve andare tutto quanto secondo alla perfezione, quindi chi è favorito per le gare deve riuscire a vincerle, in più dobbiamo avere anche le sorprese, ovvero quelli che non ci aspettavamo, che vanno a conquistare un oro, che ci riescono, come sempre poi accade nel corso delle Olimpiadi. Ci sono favoriti che non riescono a conquistare la medaglia, invece degli quasi sconosciuti che ci regalano una grande emozione. Questa Olimpiade non si discosterà neanche in questa occasione, avremo come sempre sorprese, speriamo tante, e avremo anche magari qualche risultato che non ci aspettavamo in negativo, comunque ci aspettavamo più importante, ma in ogni caso sosterremo tutti i nostri 403 atleti per questi 16 giorni di gara che sicuramente saranno emozionantissimi. Dove possiamo andare la medaglia? Sarebbe lunghissimo parlare sport per sport in questo momento, ci vorrebbe un podcast di 10 ore probabilmente. Ma in quali sport possiamo andare a medaglia? Beh, scorrendo l'elenco ci rendiamo conto che praticamente quasi in tutti quelli in cui avremmo atleti possiamo andare a medaglia, partendo dall'arrampicata sportiva ad esempio, il nostro Zurloni che è campione del mondo della speed, e poi ancora nella canoa, nel canottaggio, nel ciclismo su pista, nel ciclismo su strada, con Ganna anche qui nella cronometro sarà uno dei primi titoli che sta segnalando proprio sabato, ginnastica artistica, ginnastica ritmica può darci delle medaglie sia con la squadra che con l'individuale, e poi ancora nel judo con un team molto numeroso, la lotta, il nuoto soprattutto con le nostre punte, con Thomas Ceccone in primis, con Martinenghi, ma anche con le staffette, con le ragazze, Simona Quadarella. Puntiamo a fare forse anche il record di medaglie vinte dall'Italia in una singola edizione dei giochi. E poi ancora il nuoto di fondo, anche qui con Paltenieri che sarà presente anche in piscina, gli sport di squadra con la nuoto della pallavolo, che sono potenzialmente tutte e quattro queste squadre da medaglia, in alcuni casi anche da oro, se pensiamo al volley femminile adesso guidato da Giulio Velasco che ha vinto la Nations League, anche il volley maschile, e abbiamo sicuramente chance da podio. Nella pallanuoto al maschile soprattutto, ma anche al femminile, possiamo provare a giocarci le carte per il bronzo. E pensate che l'ultimo oro della pallanuoto maschile è di Barcellona 92 in quella storica epica partita che
che è indimenticabile per chi l'ha vista e per chi l'ha rivista anni dopo, non conoscendola in diretta. E l'ultimo oro vinto nello sport di squadra per l'Italia risale a 20 anni fa a Atene con il 7 rosa femminile di pallanuoto. Quindi chissà che proprio dalla pallanuoto non si possa ripartire con un oro in una squadra e che possa finalmente arrivare quell'oro nel volley che tanto aspettiamo e che tanto sarebbe meritato per questo movimento. E poi ancora medaglie possono raggiungere dal pentathlon moderno, dove abbiamo ad esempio la Michievi, e poi il pugilato, che anche qui è una squadra molto competitiva, presenta davvero tante carte medaglia. La scherma, inutile parlarne, siamo attesi a ori, ritorno a loro dopo lo zero fatto registrare a Tokyo, anche se comunque c'erano state ugualmente medaglie, ma qui davvero si può tornare finalmente agli ori dopo Tokyo. E ce lo dicono i mondiali, le competizioni che abbiamo fatto negli ultimi anni. Sarà una battaglia per tanti versi contro i francesi, i padroni di casa, sarà molto emozionante. E poi ancora medaglie possono giungere da altri sport, dal taekwondo ad esempio, dal tennis. Avremo anche Jannik Sinner, numero del mondo in gara sulla terra di Roland Garros, non sarà facile, contro Alcaraz sicuramente, ma è una carta da medaglia. Pensate che una medaglia nel tennis manca proprio da 100 anni, dal 1924. È vero che poi questo sport ebbe una lunghissima pausa fino a Seul 88, ma fatto sta che statisticamente sono 100 anni che manca la medaglia nel tennis proprio da Parigi 24. Tennis che oltre a Sinner va anche la Paolini, finalista a Wimbledon, nel femminile avremo i doppi, ci saranno i doppi femminili maschili, anche il doppio misto, insomma tante carte da medaglia, 4 azzurri in gara nei singolari, per cui veramente c'è tanto da vedere. Una cornice stupenda come quella del Roland Garros di Parigi. E poi ancora altre medaglie che potrebbero arrivare, perché no, dal tiro con l'arco, dal sollevamento pesi come a Tokyo, dal tiro a segno chiaramente, dal tiro a volo, in cui presentiamo ancora una volta una grande squadra. Anche qui dobbiamo riscattare lo zero di ori fatto registrare a Tokyo. E poi anche nei tuffi, con specialmente le prove del sincro femminile, e poi nella vela con ad esempio Bantitita, insomma campioneggia a Tokyo. E chiudiamo ovviamente con la regina dei giochi di atletica, che si presenta qui con la squadra più forte di sempre, una squadra che è sintomo di una crescita clamorosa negli ultimi anni, una crescita che continua, perché se pensiamo che nel weekend si è chiusa l'Europeo Under 18 ed è l'Europeo che ha visto l'Italia vincere il medagliere esattamente come negli Europei maggiori a Roma di giugno, abbiamo dominato anche qui il medagliere con gli Under 18, mai così tanti ori in nessuna edizione giovanile sia di Europei che di Mondiali, quindi è un movimento che sta in strasalute. E ci presentiamo qui forti dei 5 ore di Tokyo, ma con una squadra ancora più forte che potenzialmente può vincere più medaglie di quelle di Tokyo, indipendentemente dal metallo. Perché se pensiamo, sì, i 5 ore di Tokyo, poi vediamo un attimo insomma le loro possibilità, ma abbiamo volti nuovi, abbiamo Fabbri che sta lottando con i migliori del mondo nel getto del peso, pochi giorni fa ha vinto Diamond League a Londra battendo Ryan Krauser e gli altri più forti nella specialità, e insomma Simonelli che è esploso nei 110 ostacoli quest'anno, e ancora tante altre possibilità, Furlani nel salto in lunga ad esempio. Questo giusto per darvi una piccola idea. E poi ripeto, i 5 ori, confermarli chiaramente non sarà facile. Siamo più competitivi per più medaglie rispetto ai 5 di Tokyo, ma i 5 ori fanno la loro figura, perché comunque Stano e Palmisano si difenderanno nelle prove di marcia individuale, e in più avranno anche la marcia, la nuova specialità che poi vedremo dopo quando parleremo delle novità di questa edizione dei giochi, avranno anche la marcia, la specialità, la prova mista. La staffetta 4% è stabilmente tra le migliori del mondo da Tokyo in poi, fatta eccezione per il mondiale di Eugene in cui ha fallito, ma per una serie di motivi. Siamo campioni europei in carica, siamo vice campioni del mondo in carica, siamo gli unici che possono battere gli Stati Uniti se loro sbagliano. Se gli Stati Uniti non sbagliano è chiaro che sono i più forti del mondo, ma noi siamo gli unici che possiamo approfittarne, perché abbiamo una grande tradizione nei cambi, abbiamo una squadra compatta con tante soluzioni, e quindi siamo in grado di poter essere protagonisti fino in fondo, così come sarà protagonista Jimbo Tamberi nel salto in alto. Al momento la migliore prestazione mondiale dell'anno, fatta proprio a Roma, ha avuto un piccolo intoppo ma è fortunato di entrato. Lui cerca di fare la storia, cerca di essere il primo a vincere 2 ore nel salto in alto maschile, non ci è mai riuscito nessuno tra le Olimpiadi. E poi ancora Marcel Jacobs, in tanti lo danno per spacciato,
lo vedono fuori anche dalla finale. Personalmente ritengo invece che dobbiamo sostenerlo, uno perché comunque è il campione olimpico in carica, il suo posto nella storia, oltre che per quello l'ha già assicurato anche per i titoli che ha vinto nel corso di questi anni. Ma non sarebbe assolutamente un fallimento se non dovesse andare sul podio, perché è la storia che parla, e se in 125 anni soltanto due atleti sono stati in grado di vincere due volte l'oro olimpico dei 100 metri, Carl Lewis 74-88 e Usain Bolt tra Pechino 2008 e Rio 2016 ben tre volte consecutive, beh, qualcosa vuol dire. Se vogliamo chiedere a Jacobs di diventare il terzo della storia, aggiungersi a questi due mostri letteralmente, beh, allora gli stiamo davvero chiedendo di diventare di un'altra dimensione. Io penso che se Marcel va in finale e lotta comunque per le medaglie, fa una bella figura, ha già fatto una grandissima Olimpiade. La speranza è quella che possa stupirci vedendo il tempo di Noah Lyles, che è 9.81 il suo miglior tempo. Lasciamo stare il miglior tempo dell'anno, che è 9.76, ma spesso questi miglior tempi dell'anno poi non trovano riscontro nell'Olimpiade, come spesso è accaduto ad esempio con Omaniala, che poi arrivava all'Olimpiade e faceva tutt'altro. Quindi tendo sempre a non dare molta importanza al miglior crono dell'anno in questo caso, però il tempo di Lyles è significativo, 9.81 è quello che dobbiamo guardare, la sua miglior prestazione. Ci dà un'idea di una gara olimpica che verosimilmente si deciderà intorno di poco sotto i 9.80. Quindi servirà un Marcel Jacobs migliore di quello di Tokyo se vorrà andare a vincere l'oro. Ma per la medaglia potrebbe, tra virgolette, bastare essere sotto il 9.90 di poco. Quindi se Marcel, che qui si presenta col 9.92 fatto in Finlandia a Turku, quindi paradossalmente con 3 centesimi meglio rispetto a quanto fatto in avvicinamento a Tokyo, dove fece 9.95 a Savona, vediamo, lui è molto sorridente, è apparso molto tranquillo, la speranza è che arrivi in gara nelle migliori condizioni. Non possiamo sapere realmente il suo valore di competitività fin quando non vedremo i blocchi di partenza del primo turno, lì capiremo davvero se può lottare per una medaglia o no, ma in ogni caso il suo posto nella storia, come ho già detto, è assicurato. Quindi, atletica protagonista, con una squadra bellissima, fortissima, che ci fa davvero sognare. E quindi rendiamoci conto di quante medaglie, di quanti sport possiamo guardare con occhi interessati e pieni di speranza. Sono davvero tanti, ragazzi, davvero davvero tanti. E quindi apprestiamoci davvero, giorno per giorno scopriremo tutte le varie carte da medaglia azzurra, gli azzurri che saranno in gara, li analizzeremo, osserveremo le loro gare, commenteremo quello che accadrà e quello che potrà accadere. Che cosa c'è di nuovo in questa Olimpiade? C'è solamente uno sport nuovo in questa Olimpiade, della break dance. So che molti sono curiosi di questo sport, che fa la sua prima apparizione ai giochi, ed è una disciplina che è stata voluta proprio dal comitato organizzatore, che può scegliere di inserire nuovi sport, come abbiamo visto a Tokyo. Di quegli sport di Tokyo alcuni sono stati confermati, sono diventati sport stabili nel programma olimpico, come il surf, che si svolgerà peraltro a Tahiti, nella Polinesia francese, quindi una location davvero molto molto affascinante. Lo skateboard e l'arrampicata sportiva, questi tre sport inseriti a Tokyo, sono diventati ufficialmente sport stabili olimpici, mentre ad esempio il karate non è stato confermato, e neanche il softball baseball, che però tornerà a Los Angeles in quanto fa parte degli sport scelti invece da Los Angeles. E qui sempre sul canale potete andare a recuperare il podcast in cui presentiamo i 5 sport che saranno invece nuovi a Los Angeles 2028, se avete curiosità di scoprirli. Che cosa dispiace di questa breakdance? Che sarà presente qui, come appunto il karate a Tokyo, però poi non è stata confermata. Questo un pochino tende a depotenziare l'ingresso di una disciplina sportiva, perché se non entra in pianta stabile nel programma a 5 cerchi, un pochino, diciamo, depotenzia questa stessa entrata, perché vedere uno sport per un'edizione e poi non vederlo più, insomma, comunque fare come il baseball, che una volta c'è e poi non c'è, toglie un po' diciamo di importanza qua disciplina. Comunque sarà molto atteso questo breakdance, perché è l'unico sport nuovo presente a Parigi. È una disciplina che nasce negli anni 70 e poi si evolve in sport competitivo. Ci saranno atleti sia maschili che femminili,
si gareggerà con un girone e poi quarti finali e quarti semifinali e finali per le medaglie, quindi con i giudici che valuteranno in base a criteri di creatività, personalità, tecnica, varietà, performance e anche scelta musicale. Tutti molto curiosi di seguire quello che accadrà, avremo anche un'azzurra impegnata in gara e quindi tanta attesa per questo sport. Molti hanno strotto la bocca per questa sua presenza, molti invece sono curiosi e personalmente penso che sia giusto dare una chance anche alla breakdance. Se è stata inserita un motivo ci sarà e vogliamo scoprirla e vedremo se poi magari un domani potrà tornare anche nei giochi. Cos'altro c'è di nuovo a Parigi? Gli sport sono praticamente tutti gli stessi di Tokyo, salvo la breakdance, ma cambia qualcosa nella canoa, perché al di là del kayak, dello slalom e delle gare di canoa velocità, avremo una nuova prova, il format del cross, sostanzialmente un po' come lo snowboard cross per chi segue gli sport invernali. Quindi avremo quattro atleti in canoa che si affronteranno lungo un percorso molto semplice e intuitivo, chi arriva primo vince, e quindi ci saranno vari turni, le qualificazioni e poi fino alla prova conclusiva che segna le medaglie, quindi una novità assoluta. Anche in questa gara abbiamo delle carte da giocare, peraltro, come nelle altre prove della canoa. Inoltre, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, nel nuoto artistico c'è la possibilità di inserire gli uomini nella prova a squadre, fino a due uomini. L'Italia aveva Giorgio Minisini, che è probabilmente il più forte atleta maschio del nuoto artistico, però per scelta tecnica non è stato convocato. Gli è molto dispiaciuto, abbiamo proprio in questi giorni assistito alle sue dichiarazioni a margine dei campionati italiani, dove comunque ha annunciato il suo ritiro. Sicuramente è stata una delusione cocente per lui, sarebbe stato bello vederlo in gara, ma ovviamente sulle scelte non possiamo sindacare se è stata presa questa scelta. Evidentemente ci sarà un motivo che noi non conosciamo e speriamo che la squadra azzurra possa comunque andare al meglio di quello che potrà fare, sia nella prova squadra che ovviamente nel duo. E poi, sempre per quanto riguarda le novità, nella vela ci saranno le gare del kitesurf, quindi la prima volta che vedremo il kite, sarà quindi molto interessante. Ci sarà una prova di skit nel tiro a volo a squadre miste, la cancellazione della 50 km dell'atletica sostituita da una prova a squadre che abbiamo già visto in competizioni internazionali negli ultimi anni. Anche qui ci sarà molta attesa, quindi al di là della 20 km individuale sia maschile che femminile ci sarà questa prova a squadre, questa prova di coppia. Quindi tantissime prove, tantissime anche le classi, le situazioni tipo le classi di peso negli sport come nel pugilato, regolamentate per fare in modo che si arrivasse il più vicino possibile alla parità di genere. Devo dire che ci siamo praticamente quasi arrivati, mai come in questa volta si è sfiorata la parità di genere completa tra uomini e donne. Abbiamo 5.842 atleti maschi e 5.633 atlete donne. Ed è bello che questo sia accaduto proprio a Parigi, perché a Parigi nel 1900 alle donne fu concesso per la prima volta di partecipare alle Olimpiadi. In quell'occasione erano soltanto in 22 a poter gareggiare e poi nel corso degli anni si sono conquistate il proprio spazio fino ad arrivare anche ad Amsterdam 1928 con il debutto nell'atletica leggera, anche al femminile. Quindi 124 anni di sport al femminile ai giochi olimpici ed è bello che siamo arrivati vicinissimi alla parità completa tra uomini e donne in quanto atleti impegnati in gara. Per Parigi è la terza volta con le Olimpiadi, dopo appunto il 1900 che abbiamo detto poco fa e il 1924, quindi 100 anni esatti fa. E a tal proposito vi ricordo che sul canale trovate due video che vi raccontano come andarono quelle edizioni, con i protagonisti principali, tutte le curiosità, i fatti salienti, e con anche sia l'edizione del 1900, una delle edizioni più disastrose della storia olimpica, e sia anche quella del 24, che invece fu iconica e piena di protagonisti, grandi personaggi. E qui appunto abbiamo tante immagini e tanti video d'epoca, quindi molto rari e molto belli assolutamente da vedere. Quindi se avete tempo e curiosità cercate il video, lo trovate qui anche in descrizione, lo trovate nel link in sovraimpressione e sicuramente nelle playlist relative alle storie olimpiche da Atene 1896 sino a Parigi 1924, quindi una serie che vi racconta come nasce l'Olimpiade moderna e come inizia a diventare più grande proprio con Parigi 1924.
Quindi terza volta di Parigi, dove sarà possibile guardare le gare in TV? Questa è una cosa che tutti chiedono, ovviamente. Per fortuna non sarà come a Tokyo, sarà meglio di Tokyo, perché a Tokyo avevamo soltanto 200 ore in chiaro e non c'era lo streaming, quindi non era possibile seguire le gare in chiaro in streaming tramite RaiPlay, tramite appunto la fruizione con smartphone, tablet e PC trovandosi fuori casa. Qui invece abbiamo 360 ore e quindi quasi il doppio, ma in più abbiamo lo streaming, quindi avremo la possibilità di seguirci le gare anche fuori casa con i nostri device, e avremo anche le repliche, avremo comunque l'on demand, quindi maggior numero di ore, anche la possibilità di avere due canali collegati dai due resport su due eventi differenti, per cui cambia notevolmente in meglio l'offerta, che sarà ovviamente concentrata sugli atleti italiani, seguendoli con un ping pong nei vari campi di gara, sia in diretta che in differita. Quindi molto importante che si torni a delle ore sicuramente maggiori in chiaro, mentre chi vorrà seguire tutta l'Olimpiade, quindi qualsiasi evento, qualsiasi partita di qualsiasi sport, anche quelli senza italiani eccetera, lo potrà fare esclusivamente pagando l'abbonamento mensile a Discovery Plus, e quindi avendo l'accesso una volta pagato a tutti i flussi streaming dei vari campi gara giorno per giorno. L'offerta Discovery è un po' limitante per alcuni aspetti, ad esempio l'app non è presente su tutti i tipi di smart, TV. Il commento spesso lascia desiderare, salvo rare occasioni in cui comunque il commento è di valore. Nella maggior parte dei casi alcune discipline sono un po' commentate alla bene e meglio, o con giornalisti che si occupano di sport invernali e che vengono catapultati su discipline che poco conosco e che in alcuni casi neanche apprezzano, diciamolo. Però ci riempiono di statistiche per farci credere di essere esperti anche di quelle discipline, ma in realtà non è così. Però diciamo, il consiglio che do sempre a chi seguirà su Discovery le gare è quello di sfruttare l'opzione del cambio lingua per andare all'audio originale, che è quello che in pratica è senza il commento ma con gli effetti sonori del campo di gara, quindi con il pubblico, i rumori degli atleti. Insomma, è molto bello vedere con l'audio originale, con natural sound, le gare. E per il resto poi gli studi di Discovery saranno per la maggior parte in inglese, insomma, con la traduzione in italiano, per cui insomma è un'offerta che lascia un po' a desiderare da tutti i punti di vista. Però se diciamo si paga l'abbonamento e si fruisce in modo intelligente di questa offerta, e in più si accoppia anche la RAI per seguire tutte le gesta dei nostri atleti, insomma si può avere assolutamente una copertura completa e farci la nostra, praticamente la nostra regia, scegliere noi cosa guardare e insomma organizzarci per bene. Ovviamente non è facile guardare tutto quello che accade in 16 giorni, perché è davvero tantissimo materiale. Ci saranno giorni in cui avremo meno gare, meno medaglie, insomma, però fondamentalmente sarà sempre un turbinio di eventi, un turbinio di situazioni. E come già detto a Tokyo, secondo me sarebbe meglio se le Olimpiadi durassero almeno una settimana in più. Ecco, l'ideale sarebbe durasse 3 o 4 settimane per dare più risalto e più spazio a tutti gli sport. Ma c'è anche chi dice che forse il bello delle Olimpiadi è proprio questo, proprio questo vortice che ti travolge, che non ti fa respirare, questi sport che si susseguono, che si sovrappongono, queste notizie che arrivano in continuazione da una parte e dall'altra. Forse sì, forse è vero, è bello anche così, però sarebbe bello davvero riuscire a seguire tutto, ma fisicamente non è possibile seguire bene qualsiasi sport di tutti questi 16 giorni. Ma comunque una cosa è certa, che le emozioni non mancheranno e che sicuramente ci travolgeranno. Si comincia già domani con le prime gare del calcio maschile e del rugby a 7 maschile. Il calcio è un po' visto come un intruso ai giochi olimpici, il torneo del calcio aveva un'importanza assolutamente notevole negli anni 20, pensiamo all'Uruguay che ancora oggi esibisce sulla sua maglietta le due stellette relative ai titoli olimpici del 24 e del 28, poi con l'avvento della Coppa del Mondo nel 30 il torneo olimpico è andato sempre più a perdere importanza, fino ad avere anni bui negli anni 60 e 70 con le squadre dell'est che la facevano da padrone, forti anche del fatto che non potevano avere accesso ai professionisti alle gare. Poi una parziale risalita, formule anche nuove nel corso degli anni, fino ad arrivare a quella definitiva che vede l'Under 23 con l'ingresso di alcuni fuori quota in formazione, Argentina, Spagna
e Francia sono le squadre favorite per la medaglia d'oro e per le medaglie ultimamente sul podio. Non c'è l'Italia, che è assente dal calcio da Pechino 2008, l'ultima medaglia di Atene 2004 con il bronzo. Rugby a 7, anche qui non ci siamo, e purtroppo è un'assenza che non stupisce, perché il rugby a 7 è veramente trascurato in Italia, nonostante noi siamo una squadra che fa parte delle sei nazioni e che ormai siamo nella top 10 mondiale del rugby tradizionale. È un peccato, non si investa, comunque non si creda abbastanza in questa squadra, che è comunque uno sport olimpico. Lo dicevamo già per Tokyo, lo diciamo ancora di più adesso, proprio nel momento in cui vediamo qualche progresso della nazionale maggiore. Il rugby a 7 è abbandonato un po' a se stesso ed è un grande peccato, perché invece è un rugby molto divertente, molto veloce, di facile fruizione, molto televisivo e in più olimpico, e quindi è un peccato che non si investa a sufficienza anche su questa possibilità. Quindi è veramente un peccato. Rugby a 7 si svolge allo Stade de France, quindi in quello che sarà poi lo stadio dell'Atletica a Parigi, con la sua pista viola, anche questo un unico nella storia olimpica, quindi location molto bella, mentre invece il torneo del calcio si svolge sia a Parigi che anche in altre città. Calcio maschile abbiamo detto, nel calcio femminile invece non ci siamo neanche come ragazze qualificate, ma non è mai successo nella storia olimpica. È molto difficile qualificarsi nel torneo del calcio femminile, anche perché è un vero e proprio secondo mondiale, perché a differenza del calcio maschile, nel calcio femminile abbiamo tutte le migliori giocatrici e le migliori squadre del mondo che partecipano. Il calcio femminile inizia giovedì pomeriggio con il primo turno, e inizia anche la pallamano femminile sempre giovedì, assieme anche al tiro con l'arco, che ha i suoi ranking round al maschile e al femminile, e il rugby a 7 che arriva sino ai quarti di finale, quindi alle soglie della zona medaglia. Poi venerdì c'è rimane l'apertura e sabato incominciamo a segnare i primi titoli, le prime medaglie, con il nuoto in serata attesa per la 4% stile libero maschile. Ci sono anche i tuffi, il trampolino a 3 metri femminili, le prime prove di scherma, le prime finali del judo. Insomma, ci sono già tante carte medaglia anche da grado maschile, con Ganna, del ciclismo su strada, quindi abbiamo già tantissimo da vedere. Iniziano anche gli sport di squadra, e quindi da sabato partiremo subito con il vortice olimpico con tantissime emozioni. Ovviamente giorno per giorno sulla sezione community del canale troverete i post con tutto il calendario aggiornato della giornata di gara, con i vari orari in ordine cronologico e anche con tutti gli azzurri che saranno poi in gara nel corso delle varie discipline. Quindi sarà anche un'occasione per voi di poter commentare sotto quel post, quindi di poter condividere insieme le speranze o il commento alle gare che si svolgono in quella giornata. E poi cercheremo di fare il possibile con le video notizie e quant'altro, tenendo sempre conto che comunque ci sarà una restrizione notevole durante le due settimane di gara per quanto riguarda il copyright, ma cercheremo di fare il massimo che potremo fare. E poi ovviamente il gran finale, come sempre, è chiusura dei giochi con le nostre tradizionali, con i nostri video tradizionali di fine giochi. Ci aspettiamo la grande Olimpiade, ci aspettiamo di viverla insieme a voi, ci aspettiamo e speriamo che tanti che ci hanno seguito a Tokyo ci seguono anche a Parigi, e tanti anche che non ci hanno trovato solamente adesso ci seguono per tutta quanta Parigi, e che quindi contribuiamo insieme a far diventare più grande la nostra community di appassionati dei cinque cerchi olimpici. Avevano voluto dirvi tantissime cose in più su tutti gli sport, sugli italiani in gara, ma ci sarà tempo, perché questa non era l'occasione, perché non potevamo fare un podcast di 2 ore ovviamente analizzando nel dettaglio tutti gli sport, tutti gli italiani gara per gara, ma lo faremo, andremo nel dettaglio delle varie gare tutti i giorni dall'inizio alla fine delle Olimpiadi, dove poi tracceremo anche il classico bilancio conclusivo, sperando di averci preso, sperando di aver visto giusto, di aver visto giusto di immaginare una grande Olimpiade per i nostri colori, e anzi sperando di aver che quello che si realizzerà sarà ancora più grande di quella che è stata la nostra previsione. Grazie come sempre a tutti, se volete commentate qui sotto e soprattutto seguiteci durante i giochi e fate crescere il canale, iscrivetevi, mettete like ai nostri video, e buona Parigi 24 a tutti. Noi siamo pronti e so che siete pronti anche voi. Ci vediamo qui per questi fantastici 16 giorni di gare. Grazie a tutti.